Lei nelle ultime settimane ha molto criticato questa ipotesi del Salva Roma. Ieri c'è stato un incontro a Roma dei sindaci delle città metropolitane. Avete avuto risposte? Ma l'altro giorno, l'altra settimana, ricorderete che feci dichiarazioni molto dure nei confronti dell'ennesimo Salva Roma, questa volta targato 5 Stelle, perché evidentemente la sindaca di Roma è del Movimento 5 Stelle. Dissi al governo che noi non avremmo assolutamente accettato che ancora una volta le città che da sole si stanno tirando fuori da situazioni incredibili, che sono state massacrate, che hanno subito ostruzionismi, ostacoli e discriminazione, debbano rimanere in silenzio di fronte a un provvedimento che una mattina all'improvviso trova 12 miliardi di euro nuovamente per salvare una città che era stata già salvata e che evidentemente quindi poi amministrata male. Abbiamo colto con molto favore il fatto che ieri, le amministrazioni, gli assessorati ai bilanci, gli uffici centrali delle città capoluogo, quindi anche sedi di città metropolitane, siano state invitate in un tavolo di altissimo livello con la vice ministro Castelli del Ministero dell'Economia e il sottosegretario Candiani al Ministero dell'Interno, dove si è discusso di quello che il sindaco di Napoli e la città di Napoli per primi stiamo chiedendo da anni, cioè lo stralcio del debito storico che hanno accumulato le città non per loro responsabilità, in questo caso, nel caso di Napoli, addirittura i debiti delle gestioni commissariali dello Stato. E il tavolo di ieri, a nostro avviso, è stato molto utile, molto proficuo, molto corretto, che va esattamente nella direzione che noi abbiamo indicato da tempo. Quindi, se questa è la linea che tracciano gli interlocutori che abbiamo avuto ieri, credo che è per la prima volta un passo decisivo che va nella direzione dello stralcio del debito. Quindi se c'è gestione separata del debito che va fatta, non può essere fatta solo per i figli e per altri che vengono considerati figliastri, siamo tutti figli di un'unica Repubblica, unica e una e indivisibile. E in particolare alcune città versano in una situazione anche di particolare gravità rispetto a Roma e che nulla hanno ottenuto in questi anni. Quindi noi siamo molto soddisfatti del tavolo di ieri, cui ha partecipato il vice sindaco Panini e il direttore generale capo di gabinetto Auricchio, dove io ho molto, come dire, voluto questo tavolo e quindi devo dare atto al sottosegretario, al vice ministro di aver convocato un tavolo di alto livello, molto concreto, molto utile, molto proficuo. Ma questa, diciamo, ipotesi di stralcio del debito storico potrebbe essere già contenuta nel documento di economia e finanza? Questo dipende, una domanda che va fatta al governo. Noi auspichiamo che venga contenuta già adesso. Noi auspichiamo che venga contenuta già adesso, ma comunque prendiamo come corrette gli impegni del governo a farlo nel più breve tempo possibile, anche altre misure si è impegnato a fare il governo. Insomma, sono soddisfatto perché quella che è stata la nostra battaglia in questi anni, per la prima volta abbiamo sentito dalle parole di rappresentanti del governo la giustezza di queste lotte, di queste rivendicazioni, che sono lotte per i diritti, contro le discriminazioni, per la giustizia, per i cittadini e per trattare, come dire, in maniera corretta le varie situazioni presenti nel nostro paese, perché sono situazioni molto gravi che riguardano comuni del sud, ma anche comuni del nord. Ieri c'era Torino, per esempio, una situazione delicata, Catania, delicatissima, Reggio Calabria, delicatissima. Quindi in qualche modo ci siamo resi portavoci di un'istanza che attraversa il territorio, pur nelle sue, il territorio nazionale, pur nelle sue diversità. Quindi, come dire, credo che la lotta che Napoli ha messo in campo non è solo una lotta per Napoli, ma è una lotta per tutte quelle città, quei territori e quelle comunità che vivono situazioni di sofferenza.